Nel libro, a ogni piede sospinto, c'è scritto: state attenti, vedete che c'è qualche cosa che non torna nel nostro modo di fare. E questo qualcosa che non torna, perché non torna? Non torna perché non abbiamo la consapevolezza di quello che facciamo. Non abbiamo consapevolezza del perché andiamo a votare, non abbiamo consapevolezza del perché 2 più 2 fa 4 in matematica. Perché 2 più 2 fa 4? Che è un esempio che io ormai ho detto molte volte, no? Tutti sanno che 2 più 2 fa 4, ma nessuno sa perché. Ma come si fa? Cioè, non ha senso tutto questo. Perché il cielo è azzurro? Perché il cielo è azzurro? Come non lo sai? È 50 anni che vivi sotto questo cielo, non ti sei mai chiesto perché il cielo è azzurro? Allora c'è qualche cosa che non va nella tua testa, perché non hai consapevolezza di quello che ti circonda. Non sai né a specchio, se non hai consapevolezza di quello che ti circonda, te non sai chi sei. Per questo il libro non è populista, perché la prima cosa che viene messa in evidenza è: guarda, caro lettore, che se te vuoi veramente il mondo felice, per caso volessi applicare le regole che io non ti suggerisco, ma che io cerco di applicare su di me, se per caso vuoi percorrere questo cammino, ti dovrà farti un mazzo tanto. Perché? Perché finora non l'hai fatto. E quindi più si va in là nel tempo e più ti tocca lavorare. Il fare è una cosa fondamentale, nel libro c'è scritto.